L'HOD del tuo software si basa sugli storiali di mani e risultati di torneo per produrre le statistiche correttamente. Questo varia tra i siti. Se uno dei menzionati manca, l'HOD non seguirà dei risultati delle mani o del prezzo del torneo, mettendo l'eroe all'ultimo posto. Mani e risultati devono trovarsi nel computer e le carte devono essere impostate nelle preferenze del programma. I computer MAC devono permettere al tuo programma di registrare lo schermo. Se non lo permette, riavvia il computer e riprova. L'orologio di sistema tra il tuo sistema operativo e il client del poker deve essere nell'ora locale, per evitare che l'HOD sia fuori dalla fase del fuso orario. I posti preferiti devono essere impostati anche su alcuni siti in modo che l'HOD sappia dove sono tutti. Verifica che anche il tuo HOD non sia disabilitato manualmente. ShortScope Sync è una potente funzionalità che assicura che il database del tuo torneo locale e il sito web ShortScope siano mantenute insieme. Questa sincronizzazione avviene automaticamente ogni 3 minuti e permette di filtrare le mani in base al formato del torneo, di segnalare automaticamente le partite perse a ShortScope.com per alcuni siti. Per funzionare completamente è necessario che il tuo nome di giocatore sia opt-in su ShortScope.com. Se utilizzi ShortScope Sync, assicurati di aver effettuato correttamente l'accesso, di avere opt-in a ShortScope.com e di avere controllato dove sono delle mani nel tuo computer. Verifica che non ci siano filtri nelle configurazioni a ShortScope. Come inviare una segnalazione? Un report è un'immagine istantanea dell'interazione tra il tuo programma e il client di poker. Per risolvere il tuo caso efficientemente, installa l'ultima versione del nostro software. Riavvia il tuo computer. Apri prima la Poker Room. Apri il tuo programma HOD. Gioca 4 a 5 mani e verifica che le mani e riepiloghi dei tornei siano stati memorizzati nel tuo computer e che la cartella sia impostata nelle tue preferenze. Mentre sei al tavolo, vai a menu Aiuto dell'app, segnalare un programma, aggiungi il tuo indirizzo email, il sito di poker e una descrizione del problema e invia. In caso sia necessario, fornire il maggior numero possibile di screenshot via email. Grazie per aver guardato. In caso di dubbio o assistenza, puoi sempre controllare il manuale del proprietario o contattarci via email.